Ciao a tutti e bentornati, io sono Massimiliano e voi siete su SubH2O. In questo nuovo video ho cambiato un po' location. Questo perché? Perché voglio finalmente farvi vedere la mia attrezzatura di base per approcciarmi alla subacquea. Se ti piace quello che faccio, ti invito a iscriverti al canale e a vedere gli altri video. Potrai trovarne qualcuno interessante. Detto questo, iniziamo subito a vedere insieme cosa ho comprato. Volevo fare una piccola premessa. Ho comprato questa attrezzatura sotto consiglio dell'istruttore. Questa attrezzatura l'ho comprata per fare le esercitazioni in piscina. Infatti una delle clausole previste dall'iscrizione era proprio questa. Quindi vi elenco quali sono stati i miei acquisti. Poi vi farò vedere però tutto dettagliatamente. Ho comprato infatti i calzari, la zavorra, la cintura cioè, poi la maschera, lo snorkel e le pinne. Quindi questa è l'attrezzatura che ho comprato. Successivamente, quando comprerò il resto dell'attrezzatura, farò comunque un video di questo tipo per farvi vedere e per tenervi aggiornati. Ho provato a cercare questi accessori su internet, magari su Amazon, così da potervi mettere in descrizione il link per l'acquisto se siete interessati. Non li ho trovati tutti, ma ne ho scelto comunque di simili. Quindi potete cliccare giù in basso nella descrizione e potete verificare se fanno al caso vostro. Quindi non perdiamoci più in chiacchiere e iniziamo. Iniziamo dai calzari. Io ho comprato questi, sono della Tiguglio Dive, li trovo molto comodi, come potete vedere sono neri con la zip. Hanno una suola, ovviamente questi sono adatti per essere messi prima delle pinne. Non ne ho provati molti, ma queste qui credo siano comodissime. Oltretutto non costano neanche tanto, non ricordo bene il prezzo e non ho trovato dei negozi online che vendono questo tipo di calzari con il prezzo. Da quello che ricordo non costano comunque più di 20 euro. Le taglie vanno più o meno come le scarpe o come le calze, diciamo così. Queste qui in particolare sono di taglia 40-41. Io ho un piede 41 e mezzo, quindi diciamo che vestono un po' più strette rispetto alle scarpe normali. La taglia la potete vedere all'interno. Riguardante altre caratteristiche non so onestamente cosa aggiungere. Comunque rimane secondo me un acquisto consigliato per il prezzo. Passiamo adesso alla zavorra. La zavorra ovviamente è questa ed è costituita da una cintura con il peso. Il peso è ovviamente di piombo. Quando si compra cintura, peso e fermapeso. Il fermapeso è indispensabile. Io all'inizio non l'avevo preso perché non c'era ed era veramente scomodo. Avevo fatto un nodo, ma comunque non era sufficiente. La cintura è una cintura normalissima. Ovviamente io ho scelto dei colori che si abbinassero con le pinne e con il resto dell'attrezzatura. Anche qui niente da dire, è una normale cintura con i pesi, credo anche un modello base. Adesso vediamo il punto forte della mia attrezzatura. Mi riferisco alla maschera Spectra True Fit della Scuba Pro. Questa maschera è veramente bellissima. Io ho provato altre maschere economiche, ma vi assicuro c'è un abisso. Questa non è proprio economica, però secondo me è saggio spendere il giusto, perché comunque è un accessorio che dura. E più è comodo, più siamo a nostro agio sott'acqua. Io l'ho scelta di questa colorazione, con la montatura azzurra lateralmente, mentre al centro è grigia. È ben visibile il marchio Scuba Pro, che è comunque una marca molto blasonata nel panorama della subacquea. Stiamo parlando di una maschera di fascia medio-alta. Il prezzo si attesta sui 50 euro, è possibile trovarla magari in offerta sul web, ed è davvero davvero ultra consigliata. Queste due consistenze in silicone fanno sì che aderisca perfettamente alla faccia. Io ne ho provate tante e indossandole però mi entrava sempre dell'acqua, soprattutto perché comunque io, avendo la barba un po' più lunga, tutte le altre maschere rimanevano alzate. Invece con questo non mi succede, perché ha due consistenze di silicone, una più rigida come potete vedere e una più morbida.
Comodissimo anche questo spazio studiato per adattarsi perfettamente alla forma del nostro naso. Mi sono documentato e pare sia una tecnologia proprio di Scuba Pro chiamata EZ Equalizer. Ottime anche le lenti che permettono una perfetta visione, ma oltre a questo sono anche molto resistenti perché sono doppie e sono di vetro temperato, ma oltre a garantire un'ottima visione occupano anche poco volume. Infine guardate la comodità della cinghia, è possibile regolarla facilmente, vedete è proprio semplicissimo. Poi sempre questo rigonfiamento della cinghia fa sì che questa non scappi quando poi l'abbiamo regolata e indossata. So che esistono diverse colorazioni, ad esempio io l'ho vista nera e grigia se non sbaglio. Abbiamo visto la maschera, passiamo adesso allo snorkel. Ho fatto un po' di fatica a trovare l'esatto modello di questo snorkel. So che la marca che lo produce è Abistar e il modello dovrebbe essere l'Abistar XL. Nel mio caso, come potete vedere, la colorazione è nera con delle plastiche grigie. Il boccaglio e il tubo flessibile sono invece in silicone trasparente. Se volete un mio feedback, sì, è un buon boccaglio, abbastanza comodo sia per il tubo flessibile ma anche per il paraspruzzi che è presente all'estremità del tubo. Nulla da dire, uno snorkel che per le mie esigenze va benissimo, vi consiglio l'acquisto anche perché costa veramente poco, siamo sui 15 euro. Ultimo accessorio, ma non per importanza, sono le pinne. Le pinne sono anche queste della Scuba Pro, il modello Wake. Io ho scelto la colorazione blu con le rifiniture nere. Come potete vedere sono delle pinne a cingolo. Forse sono un po' ingombranti, ma sono veramente comode alla calzata. Danno un'ottima propulsione e sono presenti sia in diverse colorazioni, anche con colori un po' più sgargianti di questo. Per quanto ne so, le taglie sono SM, ML e LXL. Nel mio caso ho un piede 41,5, ho scelto le SM. Sono comunque delle ottime pinne, stiamo parlando sempre di una fascia media, il costo si attesta intorno alle 50 euro. Ma anche questo è un accessorio che secondo me vale la pena spendere qualche soldo in più. La regolazione è veramente comoda e non posso che consigliarle. Abbiamo visto la mia attrezzatura di base, spero il più presto possibile di poter fare un video con la restante attrezzatura. Ditemi se vi è piaciuta. Ditemi cosa ne pensate con i commenti qui sotto, vi ricordo che sempre in descrizione trovate i link per l'acquisto di prodotti simili o comunque della stessa fascia di prezzo. Se il video vi è piaciuto mettete pure un mi piace e vi ricordo che sono presente anche sui social dove sono sempre molto attivo. Detto questo, il video finisce qua e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!